Buongiorno fanciulli e fanciulle, come state? Ripartiamo con una domanda, un interrogativo interessante. Inquadriamo la situazione, poi un paio di info e poi andiamo direttamente con le domande. Tu che ami lui, hai avuto già una storia con lui o un approccio? Poi si è creata la distanza, il fraintendimento, lui ha un'altra, lo hai scoperto, hai cercato di recuperare, però lui si chiudeva a guscio. Allora cosa hai fatto? Non a guscio, a riccio, vabbè, ho inventato un nuovo modo di dire. Però anche chiudersi a guscio ci può stare, in fondo il guscio nella tartaruga permette questa chiusura. Ma tu hai prima un po' insistito perché non lo vuoi perdere. Ho dovuto tagliare uno starnuto, perdonatemi, ma qui i pollini entrano in casa dalle finestre. Vabbè, vi ho risparmiato il rumore improvviso, che a volte può anche spaventare se uno non se l'aspetta. Però recuperiamo un attimo il centro. Stavo dicendo, tu all'inizio hai un po' insistito perché non lo vuoi perdere, lo ami, ci sta. E quindi magari sei stata anche un po' non invadente, ma un po' così pressante. Poi hai capito che questo tipo di atteggiamento è controproducente e hai detto ok, tanto se siamo destinati nessuno ci può realmente separare. E tra la distanza e il riavvicinamento nel mezzo c'è solo il fattore tempo. Allora sai che faccio? Io lavoro su di me e vado avanti. Se è destino, e ci credo fortemente e fermamente, lui tornerà da me. E la cosa interessante è che quando succedono delle, diciamo, situazioni un po' complicate e ci troviamo a vivere nei momenti difficili, pur sentendo che magari quella persona, quell'amore sono importanti, ma nel presente non va, di solito a livello karmico il riavvicinamento non si sblocca fino a quando la lezione che dovevamo imparare da quel tipo di esperienza non è stata compresa ed integrata. Quindi io voglio iniziare dalla domanda karmica di qual è la lezione da imparare da questa condizione che state vivendo, ciascuno sa qual è la propria condizione di partenza, di modo che abbiamo un elemento sul quale lavorare per velocizzare magari i tempi di trasformazione e riavvicinamento. Però, oltre alla lezione, vediamo se siete destinati a tornare assieme. Poi lui come si è allontanato? In maniera un pochettino, diciamo, scorretta, senza dare grandi spiegazioni, è sparito, ha usato bugie e sotterfugi. Noi abbiamo una stesura collettiva, ma il punto di partenza, differente per ciascuno di voi, ci porterà a delle conclusioni diverse nonostante una narrazione che può sembrare unica. Ecco perché è fondamentale, se vi fa piacere qui sotto lasciatemi i commenti, lì dove c'è proprio lo spazietto per commentare. È molto interessante vedere se poi risuona con il vostro vissuto ed essendo un video generale può parlare totalmente o in parte, perché poi è generico per definizione. Però fatemi sapere se vi fa piacere, anche se è stato un momento così di compagnia, ludico e di intrattenimento. E soprattutto se ha fatto da specchio e ha permesso di dire no, le cose non stanno così, perché vuol dire che voi avete ben chiara già la vostra risposta e questo è già un grande obiettivo raggiunto, quello che dà maggiore soddisfazione. Però cosa accade? Il vostro dubbio è: ma non è che questo, se si allontana da lei, fa lei lo stesso che ha fatto a me? Quindi indaghiamo se la lascerà. In che modo? Se tornerà, in che modo? Abbiamo detto a cosa siete destinati. Lezione karmica, quindi mi sembra già un bel quadro dal quale partire. Mettiamo le carte al dritto e le interpretiamo per come si danno. Parlerò come fosse un uomo verso una donna, solo per convenzione. Il video ha validità da qualsiasi momento in cui lo vedete, ora come fra 10 anni, quindi non vi preoccupate per i video che tornano in home, che sono di 1, 2, 3 anni fa, quando accade. Quella è solo una gentilezza nei confronti di qualche utente che ha fretta e non ha voglia di guardare in playlist delle, diciamo, dei video già presenti con titoli che non si mette lì a cercare tra i 5.000 e passa titoli che ci sono. E soprattutto non vi preoccupate, quella sono sempre io. Non è qui il problema, non è su questo canale sul quale non può accedere nessuno. Il problema, ciò a cui dovete fare attenzione, sono pagine social parallele, a partire dalle quali vi contattano come se fossi io o come fossero le colleghe, perché lo fanno anche a loro, ahimè. Quelli non siamo noi, quegli individui. Quelle sono truffe. L'unico modo per entrare in contatto con me, e poi le colleghe vi diranno nei loro video come fare a contattare loro, ma con me, è l'indirizzo email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Stop!
e vi rispondo subito. Ora, se poi proprio mi volete aiutare, perché in fondo il canale siete voi e io vi ringrazio di cuore, a farlo crescere, farvi godere di buona salute, farmi anche così gioire, perché è una grande gioia portare a casa un risultato del genere. Ecco, qui su trovate il tasto per iscrivervi. E sempre più o meno da qualche parte qui su c'è la campanella, ma solo per i temerari e le temerarie che vogliono la notifica di ogni pubblicazione, perché in quel minuto specifico c'è nascosta una sincronicità. Però adesso partiamo. Ciancio alle bande o bando alle ciance, che dir si voglia. Iniziamo proprio dalla domanda karmica, cioè qual è la lezione che tutta questa storia e questa situazione vuole insegnarti? Cosa devi capire? E poi vediamo anche se effettivamente la situazione si sblocca prima quando porti a casa questo risultato. Che cos'è che tu devi capire? Nulla, bellissimo. Allora cerchiamo di capire meglio, perché è interessante avere come prima carta nessuna cosa, cioè non c'è una lezione. Sembrerebbe dunque il problema karmico non è tanto tra te e lui, è un 5, un papa, tu lo hai già perdonato. Che poi effettivamente con l'atteggiamento maturo di chi non sta lì a pressare, ma sa attendere, lavora su se stessa, sa che se è destino non vi potrete mai perdere per strada, perché d'altronde se la connessione interiore la senti forte, non ti puoi nascondere dietro, no, il dubbio, eh sì, però, ma poi, no, no, non esiste. Se sai che è, sai che sarà. E andare avanti vuol dire anche se due fanno uno che quel cambiamento in te causerà il cambiamento in lui. E se tu non evolvi e non ti muovi, probabilmente la situazione attuale non muta. Quindi l'unico tentativo che oggettivamente puoi fare, visto che possiamo lavorare solo su noi stessi e non sugli altri, neanche sul mondo, perché il mondo esterno cambia quando cambia il nostro vissuto interiore e cambiano i nostri occhi anche per guardare quel mondo e vederlo diversamente, una persona saggia così, non ti sto facendo la sviolinata, comunque una persona matura che ha raggiunto un grado di consapevolezza che in questa incarnazione è in sincrono con ciò che doveva vivere e sta vivendo e sei abbastanza in equilibrio karmico. Al che il dubbio è, e prendiamo un attimo una carta, diciamo non associata a questa, ma ex novo per fatti propri. Ma qual è allora la lezione karmica tra lui e quell'altra? Perché a volte noi troviamo in una incarnazione uno spirito che è connesso con noi e ha a che fare con noi. Ma nel frattempo, come diciamo priorità nell'arco di tempo di questa vita terrena, deve risolvere con un altro individuo, un'altra donna, un altro uomo, o un debito con un uomo, con una donna a livello karmico. Quindi sembrerebbe che non è tanto tra di voi la lezione o il problema, ma è tra di loro, e fino a quando non l'hanno bruciata, questo non torna. Però vero è anche che allora cambiano un po' i termini della questione. Non è che lui torna quando capisci tu. Tu sei già lì dove dovevi, dovresti e devi essere. Ci sei, fantastico. Lui torna dopo che ha chiuso con lei. Allora noi chiediamo: sì, ok, ma che cosa c'è allora a livello karmico tra questo uomo e questa donna? Comprensione, e vediamo la comprensione di che cosa. Perché da un lato è una carta molto bella, perché anime gemelle che si trovano, si riconoscono, si specchiano, che volano l'una incontro all'altra e questa grata all'improvviso si apre, dinamica, karmica, carcere, condanna, scontata, libertà. Però potrebbe anche voler dire con lei c'è la grata. Finita quella dinamica karmica, la libertà potrebbe riportarlo a te? È un'ipotesi, ancora non lo possiamo dedurre al 100%. Quindi continuiamo un attimo su loro due.
Cioè, questa dinamica qui parla di anime gemelle tra loro o parla di una chiusura tra loro e di un suo, di nuovo, orientarsi verso di te? Allora, uno slancio, un atteggiamento quasi, no, irrazionale, un salto nel vuoto, però è uno slancio che non genera caduta. Assolutamente, condivisione per andare verso cosa? Le anime gemelle, no? Vabbè, ma fantastica questa sequenza di carte, nonché spaventosa da un certo punto di vista. Quindi dobbiamo cercare di capire come disambiguare questa risposta, perché è davvero bizzarra. Perché sembrerebbe, e qui ancora non abbiamo avuto il chiarimento. Quindi per questo dobbiamo necessariamente comprendere questo messaggio, perché una cosa è certa, all'improvviso le due parti separate, proprio capovolgimento improvviso, in modo irrazionale, non logico, stranissimo, di punto in bianco, quando meno te lo aspetti. Si riattiva quella connessione che porta le anime connesse a trovarsi e seguirsi e allinearsi in parallelo, la luce che chiama il fiore, ma in lui sboccia il fiore. Quindi la cosa particolare è che qui c'è un buio assoluto. Quindi questa luce sei tu che ora lui non vede e quindi con lei pensa di aver trovato quel contesto, ma in realtà cambierà sguardo, ripartirà da zero, tornerà sui suoi passi e lì troverà finalmente quello che all'epoca non aveva saputo riconoscere. E gli amanti, questa è un'altra delle carte di questo mazzo che io solitamente utilizzo per confermare una dinamica di quantomeno anime gemelle. Non voglio dire fiamme, però effettivamente c'è anche questo elemento. Quindi qui la situazione va assolutamente affrontata, colpo di scena che non avremmo mai aspettato. Quindi con questa donna, che cosa c'è a livello karmico? Ladro, quindi qualcuno che ha preso, che ha rubato. Ora, sono fortemente connesse perché qui c'è un matto, se vogliamo, ma è un 22, che è la chiusura di un percorso. Qui c'è l'inizio perché è uno zero, l'apertura. Quindi chiudere per aprire e fuggire, scappare, evadere, perché il ladro è perfetto per una condizione dove abbiamo una grata. Però questo è un ladro che sta fuori dalla gabbia, quasi stesse cercando o fosse riuscito effettivamente ad evadere. E ancora non abbiamo capito bene. Però sembrerebbe. Io ho questa situazione che funziona, poi da un giorno all'altro cambia tutto, scappo, prendo il volo, prendo la distanza e me ne vado verso un contesto che è destinato da sempre. Però ancora non è chiara questa cosa, quindi aggiungiamo degli elementi. Cioè, lui vuole fuggire karmicamente, fuggirà dalla relazione con questa donna. E che dinamica karmica hanno? Allora, ho preso senza restituire e il ladro tecnicamente prende e non restituisce. Qui abbiamo un bel 15, sì, ok, non sono arcani maggiori, però, poiché è mia abitudine legare questi numeri agli arcani, io continuo a farlo. Anche perché quando si interpretano le carte, al di là del significato letterale, del libretto, del mazzetto, evocativo, simbolico, tutto quello che vogliamo, metaforico, ci sono anche i significati dell'uso che se ne fa. L'importante è rimanere costanti e coerenti. Non è che questo 15 una volta vale 15, una volta vale un'altra cosa. Però qual è il concetto dell'omaggio in Preziosi? No, l'omaggio è un dono che non è proprio fine a se stesso, io prendo e mi danno a piene mani perché pensano di legarmi a sé. Il rappresentante che lascia l'omaggio cerca di fidelizzare il dottore, per esempio. Se ti lascio tutti questi premi, prima o poi compri le mie medicine, o meglio, consigli e prescrivi qualcosa di mio. Quindi ho poi un tornaconto che arriva in un altro modo.
quindi non lo faccio in maniera totalmente disinteressata. Però la persona che prende effettivamente può anche prendere, è un azzardo, è anche questo un salto nel vuoto, cioè tra queste due persone è come se ci fosse una situazione speculare di salto nel vuoto. Ciascuna prende dall'altra, dove lei, la lei, si dà molto nella speranza di tenerlo e trattenerlo, un po' di ingabbiarlo, ma questa è una gabbia aperta, quindi è come se karmicamente, ok, tutto quello che ti pare, me la vivo con leggerezza, viverla con leggerezza, a volte anche con superficialità, perché sì, mi specchio in te, ma qui siamo proprio fusi, qui siamo lì l'uno dinanzi all'altra, però l'uno dinanzi all'altra, e poi c'è questa fuga con questo atteggiamento un po' scorretto del non dare anche spiegazioni, dello sparire senza lasciare tracce, quindi è plausibile il fatto che lui possa aver preso, continuare a prendere fino a quando gli conviene, poi volta le spalle e se ne va. Quindi come sta evolvendo la storia e ancora continuiamo a chiedere qual è la dinamica karmica tra loro due. Costanza? Ebbè, allora, ci può stare. Cosa ci può stare? Questa uscita di scena plateale, per quanto all'apparenza, fino a un certo punto, fino al giorno prima, lei convintissima dell'amore di lui. Forse anche lui convintissimo, cioè parliamoci chiaro, il matto dei tarocchi è una carta davvero singolare, nella misura in cui come personaggio è nella sua natura anche il cambiare atteggiamento in modo radicale, inaspettato, addirittura folle, incomprensibile. E quindi all'inizio, in quanto incompreso, lui ha il tempo di mettere la distanza perché la controparte deve in qualche modo un attimo razionalmente elaborare gli accadimenti e nel frattempo lui si allontana. Quindi potrebbe crearsi una fase cuscinetto brevissima in cui lui cambia atteggiamento verso di lei. Lei si dà ancora di più proprio per tenerlo legato. Ma lui già sta preparando la fuga e non te lo dice prima, perché se io devo evadere, non te lo dico prima. Oggi ci sono, vai a dormire, ti svegli, non mi trovi più. E qui abbiamo proprio l'evoluzione di questa storia. Sono bellissime poi queste due carte. Io che cerco di tenere, trattenere, di tenere, ma poi alla fine, guarda, con la mano sugli occhi si è allontanato talmente tanto che non lo vedo più. Cioè, volato via letteralmente. Al che facciamo una domanda diversa, però iniziamo a tirare un attimo qualche conclusione, un pochettino, no, le somme. Abbiamo questo uomo che in questa incarnazione è indirizzato verso il riavvicinamento con la propria metà. Può essere un'anima gemella, potrebbe essere una fiamma. Dati gli elementi emersi, sicuramente una persona con la quale c'è una connessione fortissima, no? L'elemento del girasole che per sua natura, per sua connaturata indole, per sua natura per l'appunto, si orienta verso la fonte di luce. Questa fonte di luce ad oggi è il buio totale, quasi a dire. È ovvio che ancora non è accaduto. No? Come se tu avessi delle potenzialità che al momento sono ferme, stand-by. Cioè, è come se tu avessi la possibilità di emanare quella luce che lui può riconoscere, ma per adesso il pulsante è su off. Ma all'improvviso si accenderà e quando si accenderà scatterà qualcosa. Quando si comprende, no, si è accesa una lampadina. Ora, il matto dei tarocchi è personaggio dalla testa vuota, è ovvio, quindi possiamo prendere come elemento fondamentale anche la sua testa, la sua razionalità, però il comportamento folle o comunque strano, improvviso, è pur sempre il passaggio da una condizione al suo opposto. Quindi il gioco luce e ombra, anzi, luce e buio ci può stare. Quindi vediamo effettivamente due cose. Domanda diretta se si lasciano, e abbiamo già intuito che ci può essere sì questo voltare le spalle all'improvviso in maniera anche un po' infame, inaspettata,
ma soprattutto se tu sei questa, perché le carte sono molto sibilline e lasciano il dubbio. Però qui abbiamo incominciato ad intuire che potrebbe esserci l'allontanamento. E quindi questa è una situazione non tanto in cui ci si trova, ma a partire dalla quale si fugge. Allora potresti essere tu questa. Però le carte ancora non sono così sicure o chiare da darci, non voglio dire il 100%, ma un buon grado di probabilità. Quindi, prima domanda, se loro due si lasciano e se questa situazione effettivamente va a concludersi. Quindi lui e lei si lasceranno? Wow, re di coppe! Dove va sto cavaliere di coppe? No, è fantastico. Guarda, allora, una cosa è certa e lo posso dire per esperienza. A volte, se c'è ancora qualcosa che anche noi dobbiamo determinare con una scelta libera che non può essere karmicamente influenzata da nessuna certezza né in positivo né in negativo, proprio perché i pensieri emanano un certo tipo di vibrazione che richiama il contesto concreto corrispondente che è la realtà oggettiva nella quale viviamo, le risposte restano sibilline, perché se noi sapessimo al 100% sì o no, avremmo un calo di tensione, cioè la nostra predisposizione interiore verso un certo tipo di contesto visualizzato vivrebbe un arresto. Ogni qualvolta si visualizza qualcosa affinché questo qualcosa accada, la condizione fondamentale è rimanere stabili, non avere gli alti e bassi. No, la linea piatta non è morte in questo caso, ma è l'equilibrio come una corda che tira, tira le vento. Se la comincia a spezzettare ogni volta è come ricominciare da zero. Quindi l'euforia e lo stato d'animo eccessivamente turbato non sono positivi per far sì che la legge di attrazione funzioni al meglio. Quindi tu sei focalizzata su un obiettivo positivo e io penso che lo raggiungerai, perché c'è questo due, queste due coppe in piedi che vanno verso il futuro. E la cosa interessante è questo elemento di buio e di negazione della vista agli occhi, perché dà le spalle a quel futuro. Quindi il buio può essere: non ti vedo, non perché non sei tu l'oggetto che io devo vedere e riconoscere, ma perché non sono ancora orientato nella direzione giusta. Quindi c'è un movimento che accadrà, avverrà, che lo porterà ad orientarsi step by step verso quello che deve vivere nel futuro prossimo. E qui c'è un ridimensionamento sentimentale nei confronti di lei, da re a cavaliere. Allo stesso tempo c'è un movimento sentimentale piano piano verso di te, dove il passato lascia il tempo che ha trovato, non sta più in piedi, e il futuro ancora non è così chiaro ed evidente. Quindi sicuramente deve passare ancora del tempo. Ora vediamo come elabora questo 5 di coppe, però sembrerebbe, oggettivamente parlando, che questa storia è destinata quantomeno a una cesura netta. E ciò che lo sposta, non è il fattore soldi, comodità, litigio, discussione, ma è sentimento. Quindi molto interessante, cioè delle carte da paura in senso buono. Allora continuiamo sempre su loro due, prima di passare a te e capire che cos'è questo due di coppe, o meglio, questo è un cinque di coppe, però allo stesso tempo è presagio di un due di coppe. E noi lo diciamo prima di voltare le carte, perché dovesse uscire fuori parlando di te, ecco, e qui varrebbe un'altra conferma. 5 e 5, questo buio, in questo buio, la fine di qualcosa, una sorta di lutto, non è un lutto per sempre perché il matto dei tarocchi è una ripartenza. Vediamo. C'è un ponte, il Pontifex, tanti piccoli elementi. Che fa il ponte? Unisce due sponde separate, quindi fa di 2 1. Cioè, è interessante. Vediamo. E che vuol dire anche rimettere in comunicazione, quindi mantenere sempre la comunicazione tra voi due è fondamentale affinché un domani questo ponte possa diventare o riavvicinarsi fisicamente, anche perché sto cavaliere, vuoi o non vuoi, deve passare questo fiumiciattolo. Ora, o è molto elegante il cavallo, o alza la zampetta quasi a dire, ma non lo so se mi voglio bagnare i piedi. Cioè, capito? Il ponte è fondamentale, quantomeno è utile. Comunque,
Quindi lui si allontana da questa donna e abbiamo capito che lo farà dall'oggi al domani, anche se non a breve, quindi secondo me ancora dei mesi passeranno. Quindi lui si va ad allontanare da questa donna, finisce questa storia, questa situazione caspiterina, più di questo, il ponte c'è. È una ripartenza, un sole unisce. Qui abbiamo due colonne separate al momento, ma che verranno unite dal ponte, dal Pontifex, dalla luce che ora manca arriverà. Questa morte alla fine di qualcosa, all'inizio di qualcos'altro. Un re coronato che viene meno. L'immagine di una realtà familiare, sentimentale, già bella che è conclamata, e così non è. Ahimè, ti calpesto, passo addosso a tutto quello che abbiamo costruito e che hai pensato che noi stessimo costruendo. E la cosa particolare di questo cavallo, che io associo sempre al cavaliere di coppe, è proprio l'atteggiamento. E la carta dice: io non ne ho colpa, la morte non è cattiva, è un evento inevitabile, cioè un qualcosa che deve semplicemente accadere perché è già scritto. Quindi per me sì. E si allontanerà senza senso di colpa. Come posso avere il senso di colpa nei confronti di un evento che si dà solo perché si doveva dare e quindi si è dato? E dove vado io con questa mia bella bandiera? E che c'è sulla bandiera se non quel fiore? E il fiore cos'è se non ciò che stringe tra le mani questo personaggio che morte, rinascita, ripartenza da zero in fondo è anche ciò che segue quella luce? E dove vado se non in direzione di quella luce? Quindi sono tanti gli elementi interessanti e questa è la cosa più bella delle carte quando le si interpreta e soprattutto quando si uniscono mazzi, simbologie e anche natura dei mazzi diversa, da oracoli, tarocchi, sibille e cose varie. Al che sorge spontanea una domanda, cioè qual è il destino tuo e suo? Perché a questo punto chiediamo proprio questo, al di là del fatto che io mi infervoro, mi appassiono, mi entusiasmo e ingarbuglio le parole, forse perché parlo troppo nell'arco della giornata, però sarà prima il pensiero e poi l'azione a dirigersi verso di te. E altra cosa, perché qui bisogna fare l'avvocato del diavolo, perché altrimenti anche per te che guardi. È carina la narrazione, no? Sembra proprio poetica, carina, scritta, un romanzo, una storia, ma è campata in aria. Come fa ad essere campata in aria? Come facciamo a non dedurre che il movimento è verso di te se il movimento è alato, con la simbologia del pensiero, della leggerezza, del volare, del prendere il volo, del lasciare il nido è anche una sorta di zona di comfort, però io devo avere il coraggio di affermarmi come individualità, se mi affermo come individualità mi conosco, se mi conosco mi posso riconoscere nell'altro e due persone complete si arricchiscono trovandosi. Quindi finché io non fiorisco e non lascio affiorare la mia natura profonda, danno un taglio anche a tutte le maschere, perché questo matto è un arlecchino, una maschera. Fino a quando io non mi conosco per quello che sono, non ti posso riconoscere. Quindi tu puoi essere anche evidente e palese, ma io non ti vedo perché guardo, ma non vedo. Se non mi volto e dirigo nella direzione giusta, non comprendo. Prima cosa, però abbiamo detto, ma quelle ali potrebbero anche essere verso di lei. Quindi la carta delle anime gemelle che si fondono, magari è verso di lei. Sì, ma questo cavaliere viene verso di te e quei pensieri, quelle ali, per la terza volta sono orientati di qua. Vabbè, questo era per aggiungere degli elementi, però stavamo chiedendo, perché se no ci perdiamo per strada. Il destino tra te e lui, perché adesso ci interessa fortemente il destino tra te e lui. In questo momento non ha occhi per vedere. È fantastica questa cosa. Innanzitutto c'è un legame infinito, che non vuol dire che sia e sarà infinito, ma l'otto è concretezza e la forma di questo infinito, del tornare sulle stesse dinamiche. Quindi vuol dire che qualcosa doveva e dovete effettivamente imparare. Quindi questa carta non è necessariamente no, non hai nessuna lezione karmica. È anche quello che abbiamo detto. Però anche tra voi qualcosa c'è.
Ora, seguire quel flusso, seguire quel sentimento e avere anche il coraggio di guardare il presente e tirarsi fuori da un contesto, le spade rappresentano queste grate. Il personaggio nel mezzo, se avesse occhi per guardare, voltandosi nella direzione giusta, vedrebbe che c'è uno spiraglio. Qui c'è il personaggio e c'è un'apertura, però lui è chiuso ed è chiusa anche la grata. Quando lui si aprirà, prima mentalmente, lasciando entrare la luce nella sua testa, quindi è bello come tutti gli elementi tornano, capirà anche che il presente lo può portare avanti, ma fino a un certo punto. Non è questo quel ruscello. Ecco il contenuto divelto a terra delle nostre coppe su questo terreno che sta assorbendo e aprendo gli occhi sulla realtà e capire anche che mi sono voluto illudere fino a quando mi ha fatto anche comodo, evidentemente negando l'evidenza. Che se la nego non è evidente, se non è evidente non la vedo e quindi è buia. Quindi io mi sono autoconvinto di un qualcosa fino a quando non scatta questa trasformazione interiore in lui, neanche lui arriva verso di te. Ora il dubbio è: accadrà? Beh, dalle carte assolutamente sì. Però questo accadimento, e chiediamo conferma o smentita, davvero lo porterà verso di te? Allora, ad accadere accadrà, perché più caduta di questa, al di là del gioco di parole, abbiamo il re che cadeva da cavallo e con la sua corona a terra corrisponde a questa carta. Evadere, uscire da una routine quotidianità che lo ha allontanato e lo ha chiuso, no? Tra quattro pareti, che vuol dire parete, sì, quattro pareti. Che vuol dire semplicemente la vita con questa persona. Quindi le pareti, le quattro pareti, la casa, il quotidiano e poi qui giù si trovano, eccole qui, due torri che verranno unite. Cioè, questo sole distrugge, ma questo sole fa rinascere. Quindi la realtà che lui si sta imponendo, che ha scelto, che gli fa comodo, durerà fino a un certo punto. Dopodiché dovrà abdicare a questa condizione, sbattere la testa, rimettersi in piedi, risollevarsi. Ancora non sappiamo come andrà a finire, eh? Ti fanno proprio penare queste carte, non te lo vogliono dire se torna, ma noi vediamolo. Quindi sarà un contraccolpo molto forte che lo rimetterà in piedi però. E porterà questo paggio di pentacoli a guardare al futuro con la moneta tra le mani, quasi a dire: ho pagato il mio debito con le situazioni del passato. Guarda cosa ho tra le mani, fosse anche un solo obolo, ma è mio, non l'ho rubato, non lo devo nascondere. Vediamo dove va il nostro paggio di pentacoli. Se quella fosse l'occasione, l'ultima occasione che ha tra le mani, come una monetina da mettere in un jukebox, non posso scegliere una canzone a casaccio. Quindi, dove va? Torna verso la donna nell'ombra e quindi, perché la papessa tale è, e continuiamo a legarti a questa carta, le due colonne. Una donna saggia che aspetta, con la quale vanno regolati i conti, ecco la legge. La cosa paradossale è che tornando così, come un cavaliere quasi infuriato, sembrerebbe con atteggiamento polemico, quindi dobbiamo chiarire questa cosa. Perché potrebbe lasciare lei in maniera proprio un po' infame, però tornare pure da te con un atteggiamento strano perché non vuole affrontare. No? Immagina se io torno adesso lei mi farà il terzo grado, ma io non lo voglio il terzo grado. La legge, lui fugge come ladro, torna davanti a un giudice, ma non vuole essere giudicato. Quindi tu rimani lì, ferma, tranquilla, lo ascolti, non dici niente, fai finta di nulla, mangi la foglia, perché lui tornerà in difficoltà. Quindi sembrerebbe appunto con questo atteggiamento un po' aggressivo. Però cerchiamo di capire meglio. Quindi torna sui suoi passi verso la donna, che non essendo ora la donna ufficiale, è la donna nell'ombra, al di là delle due colonne, la carta della papessa con il suo numero romano. Richiama proprio il concetto delle due colonne, ed essendo la pontefice, cioè il pontefice donna, la papessa, a suo modo è la stessa simbologia. No, vabbè.
Fantastico, ti devo fare un'altra domanda perché per me questo torna come nulla fosse. Questo non vuol dire che è un narcisista, solo che è uno che ha fatto un sacco di casini, cioè si è preso davvero un anno sabbatico su tutte le sue priorità e i suoi doveri, ma non è che torna con la coda tra le gambe, perché non torna, anche se non vediamo com'è la coda. Però diciamo cercherà di dare tutt'altra impressione, cioè non ti dirà mai riprendimi, anzi avrà l'atteggiamento completamente diverso e opposto, però qui devi essere proprio brava tu. Innanzitutto il fiume porta al mare e porta all'abbondanza, porta alla vittoria e poi meglio dell'asso di coppe che vuoi. Quello che c'è dentro che poi diventerà evidente è proprio questo sentimento. Al che facciamo questa domanda? Prendiamo tre carte e vediamo se c'è gran signore, signorino o il fanciullo, che sono le tre carte che utilizzeremo per dire: guarda, è solo un atteggiamento infantile, non è un cattivo, ma in realtà ciò che trionferà è davvero l'amore tra voi. Allora, la malattia, il malessere si trova quindi in difficoltà nel riavvicinarsi verso questa donna che ha già letto tutto tra le righe, no? Fantastico. E poi la vedova è la donna. Allora, abbiamo parlato di lutto, quindi superare un lutto, a parte la carta della morte, ma era questa carta qui, dove è andata a finire? Eccola qua. Quindi, la malattia, la morte e il risorgere, perché c'è l'elemento del sole in più carte. E questa donna saggia, che normalmente tra le mani, in quanto papessa, ha il libro, in questo caso alla legge, quindi poi l'ultima parola è la tua nel riprendertelo, che è già su strada che lo aspetta. Ora prendiamo ancora una carta. Però è bello perché vuol dire proprio questo: cioè non era finita qui. Avere il coraggio di guardare quello che ci aspetta, e tu stai aspettando cosa ci aspetta, cosa aspetta quella donna. No, vabbè, fantastico. E la ricchezza, come direbbero qua, caspiterina. No, non ho usato la parola giusta, però non possiamo finirla così. Quindi l'abbondanza, la ricchezza, la riuscita, il benessere, il dono dal cielo, una storia che viene ripresa sotto i migliori auspici, con i migliori auspici, un'armonia che viene ritrovata, un rapporto che viene ricostruito. Ma prendiamone ancora un'altra, solo per vedere se ci sarà anche qualche energia brutta. Per caso, no, casa, cioè da fuori, proprio piano piano, la strada, un pezzetto della stanza, tutta la stanza, la casa vista dall'esterno. Non è il fuoco che distrugge, è il focolare domestico. Complimenti, perché sono delle carte da paura. Aspetto riscontro. Bacio e ciao.